Eccoci qua, amici di Motori TV. Ciao Cri. Buongiorno a tutti. Ciao Osma. Ciao a tutti. Ci ritroviamo. Allora, io oggi sono venuto qua da voi. Vieni, vieni, andiamo. Intanto camminiamo per capire come mai ci sono tutte queste macchine colorate qua dentro, tutte queste preparazioni che sento. Cristian, dici che cosa fai nel dettaglio. Allora, noi ci occupiamo prima di tutto di preparazioni, quindi noi oggi, come vedete, abbiamo portato un po' di macchine per far capire quello che facciamo, perché noi personalizziamo le 500 in base alle richieste del cliente, nel senso che quando vengono da noi, noi apriamo un progetto. Questo vuol dire che loro ci chiedono come la vogliono, cavalleria, cosa, che uso ne vogliono fare, e noi in base a quello le costruiamo. Quindi praticamente voi partite di sana pianta, arriva il cliente e vi dice: io voglio correre, perché la maggior parte di queste macchine qua, se non erro, un pronto pista, sono tutte preparate per andare in pista. Però ti lascio finire, vai, dicevi? Ogni macchina è strutturata diversamente, quindi c'è il cliente che esige pista, il cliente che esige stradale, il cliente che vuole solo potenza, il cliente che vuole la macchina caratteristicamente perfetta, quindi noi ci occupiamo da A alla Z. Oggi però voi mi avete detto che avete un progetto nuovo. Io mi avvicino, però ovviamente me lo raccontate voi, me lo spiegate voi, perché so che su questa semplice Panda, possiamo dirlo semplice Panda, possiamo, no, per il momento dire che è una Panda semplice, che cosa accade? Vi faccio venire di qua così ci mettiamo vicino a lei e almeno ce la raccontate. Questa Panda è stata un'altra chicca, nel senso che, come si vede dallo scorpione, è stata un po' modificata. Questa Panda nasce 100 cavalli, natura aspirata, noi l'abbiamo portata a turbo. Okay. Quindi un progetto avanzato che è uscito molto bene. Quindi con quanti cavalli si conclude questa macchina qua? Cioè, tu adesso hai fatto la parte elettronica, correggimi se sbaglio. Esattamente. Che cosa sei andato a modificare? Allora, questa macchina, ti rispondo alla prima domanda, è uscita con 250 cavalli. Da quindi 100 lavoro finito, siamo a 250 cavalli su una Panda. Esattamente. È una roba mostruosa, ok. La cosa ancora più bella è che è una macchina completamente stradale, nel senso che noi ci siamo impegnati nel mantenere tutta la natura, quindi quadro strumenti, ABS, tutta la strumentazione interna come d'origine. Quindi abbiamo completamente cambiato l'elettronica per la gestione del turbo, e pur mantenendo gli stessi allineamenti, le stesse condizioni di quando ci è arrivata. Quindi praticamente è uno scherzo, perché io arrivo magari con un Audi A4 con 300 cavalli e c'ho lei vicino e poi mi fulmina. Soprattutto non si vede nulla, nel senso che comunque è stata mascherata, tra virgolette, è stata progettata, studiata e creata come volevamo. Correggimi se sbaglio, è un unico esemplare questo, un progetto vostro? Assolutamente sì, anche perché siamo i primi a oggi aver montato l'elettronica della 500 Abarth sulla Panda, quindi facendo funzionare tutto. Senti, ma vi posso chiedere di aprirci davanti? Certo. È vero che è mascherato, però ci riuscirete a spiegare, credo, Osvaldo. Ti chiedo di dargli il microfono poi a Osvaldo, che magari ci può spiegare tecnicamente che cosa avete fatto all'interno, no Osvaldo? Sì, praticamente qui abbiamo sostituito completamente il propulsore, che è un 1.4 turbo di valvole. Okay. Prima avevamo un motore aspirato, sempre con il valvole, e per quello dovevamo fare servire una base. Ok, senti Osvaldo, mentre vai avanti, riesci a indicarmi le modifiche visibili? Modifiche visibili. E spiegarcele, come tu sai fare. Esatto. Modifiche visibili sono questa parte anteriore, dove qui alloggia la turbina, okay, che prima non c'era. La centralina, questa è una centralina che vediamo ed è comune sulle 500 Abarth. Quindi questa è una centralina Abarth? Centralina Abarth, okay, esatto. Perfetto. Con relativo cablaggio che il mio socio si è dilettato a configurare perfettamente, valvola pop-off. Che
cosa sarebbe? Ce la puoi spiegare? Allora, l'autopop sarebbe colui che sfiata l'aria quando la turbina va in sovralimentazione, quindi per evitare la rottura del turbo compressore viene applicata questa valvola. Ok, perfetto. A livello di impianto frenante è stato modificato qualcosa? A livello di impianto frenante è stato modificato, perché noi ci basiamo sempre solo sulla sicurezza. Okay. Cioè, è bello fare qualsiasi tipo di trasformazione, ma la sicurezza deve sempre essere al primo posto. Ok, invece questa parte qua, vedo tutti questi colori fatti bene, questo tubo molto particolare. Quello lì è un tubo che va a collegarsi a un filtro di aspirazione. Okay. Al di sotto del paraurti, dove c'è la presa d'aria, troveremo un filtro a cono spugnoso che finge da filtro come un cassetto di vino. Quindi l'utilità del filtro a cono, quindi tu hai tolto il filtro originale, giusto? Correggimi se sbaglio, mettendo un filtro a cono. Perché la scelta del filtro a cono? Perché il filtro a cono ci dà la possibilità di erogare più cavalli, perché andiamo a miscelare meglio aria e benzina. Ok. Senti, ma riusciamo a sentirla accesa? Perché Certamente, aveva accennato Cristian che ha un sound particolare, no? Avete quindi anche modificato gli scarichi? Scarichi attualmente sono modificati solo per metà, abbiamo preferito mantenere lo scarico sulla parte posteriore su originale, proprio per non andare a stravolgere l'estetica della vettura. La macchina a livello di tenute con queste prestazioni qua chiaramente è stata appesantita, è stata regolata? Appesantita no, ma è stata rivista per quanto riguarda gli ammortizzatori, qualche barra di torsione. Senti Cristian, ti faccio una domanda a te, che tu tecnicamente ci hai anche lavorato sopra. Una macchina di questo tipo qua in strada a velocità elevate, come si comporta? La macchina è stata, ripeto, studiata per comportarsi bene. Quindi adesso dobbiamo ancora andare a fare una giornata in pista, un track day, così il buon Osvaldo sistemerà bene l'assetto, lo regolerà al meglio, in modo che ci dà anche la sicurezza di guida che avevamo preventivato. Inoltre comunque non è da dimenticare che l'elettronica è stata comunque configurata per la potenza, quindi per quanto riguarda siti, ABS e quant'altro è tutto rapportato. Quindi manca solo esclusivamente la prova su strada. Manca solo esclusivamente la prova in pista. La prova è più strada fatta. Vediamo se, adesso non lo prometto, magari potremmo provare a venire a vedere, a spiare che cosa combina questo bandino. Perché no? Va bene. Curioso. Io ragazzi vi saluto, siete stati gentilissimi. Grazie, e Federico. Ci vediamo prossimamente e salutiamo gli amici a casa di Motori TV. Grazie e buon giorno grazie a tutti. Mille. Ciao. Ciao, grazie. Grazie. Eccoci qua amici di Motori TV, benvenuti, bentornati. Oggi ci troviamo qua da Old School Garage, da Osvaldo, e siamo in compagnia di Fabrizio Pepe. Avvicina il microfono Fabri. Fabrizio Pepe, ciao. Okay, fantastico. Ciao a tutti. Ragazzi, oggi abbiamo questo meraviglioso esemplare che ci racconterai tu. Sì, volentieri. Mi racconti la storia, mi racconti da dove nasce la passione e la creazione per questo mostro, passatemi il termine. Vai Fabri. Assolutamente, innanzitutto grazie Federico, è un ben ritrovato. Ci siamo lasciati al Salone del Parco Valentino, dove abbiamo presentato questo prototipo. È un prototipo dedicato al motorsport, quindi alle vetture da pista, slalom e Formula Challenge. Ho iniziato questo progetto diversi anni fa, poi rimase nel cassetto perché era un hobby che portavo avanti insieme ad altri progetti, e ha trovato finalmente poi luce con i partner che hanno deciso di collaborare con me per la realizzazione del prototipo. Senti Fabrizio, allora facciamo una cosa, sì. Partiamo dalle origini, sì. Partiamo da te. Questo è creato completamente da te, correggimi se sì, da una tua idea. Da una mia idea, sì. Come inizia? Cioè, come è iniziato il progetto di... Come si chiama lei? SpiceX. Di SpiceX. Raccontaci l'inizio del progetto. È iniziato
scarabocchiando su un foglio di carta una carrozzeria originale, innovativa. Io faccio il designer e mi occupo di modellazione 3D nello specifico, e volevo disegnare qualcosa di molto forte, cosa che nelle vetture stradali si è un po' limitati. Allora ho trovato l'espressione maggiore nel disegnare una vettura motorsport, ed eccola qua. Ho iniziato 3 anni fa questo disegno e pian piano è sempre stato affinato, sono state poi realizzate prove aerodinamiche, è stato progettato dal mio studio Mastery Design di Rivoli, e appunto 4 mesi fa ha iniziato a prendere forma e a diventare quello che vediamo oggi. Senti, una macchina così, passiamo un pochino sul tecnico. Sì. Una macchina così che peso ha? Dunque, dobbiamo distinguere le due motorizzazioni, perché la motorizzazione elettrica e quella termica incidono molto sulla differenza di peso per via delle batterie, ovviamente. Questa quante batterie ha lei? Questa ha 4 pacchi batterie. E, il prototipo attualmente è sotto i 500 kg, sì. Ma pensiamo che poi la vettura di produzione arriverà intorno ai 400, e con una coppia di 450 Nm circa dovrebbe essere una bella bomba. Quindi la reazione primaria, a questo punto mi sposto un attimino di qua. Da prego. Senti Osvaldo, io passo un attimino da te a chiederti questa domanda. La reazione primaria che arriverà ad avere in strada, in pista, qual è? Ma la reazione primaria è quella di riuscire a far capire a chi la guida la potenza che può avere questa vettura, potenza e aerodinamica soprattutto, che è una cosa da non trascurare. Quindi tu insomma, allora, da quanto ho capito io, con Fabrizio collaborate e guarderai la parte elettrica? Esatto, sì, con Fabrizio mi ha fatto questa cosa, quindi parlando dice un'amicizia passata non saputa, nascosta, comunque ci siamo ritrovati, mi ha raccontato del suo progetto e ho detto: ma Fabri, allora a questo punto potremmo vedere di tirar fuori un qualcosina di buono. Quindi lui ha già inoltrato il progetto, noi subentriamo con lui e dovremo intervenire sulla parte elettrica. Ok, quindi intervenire sulla parte elettrica, sì. In quale maniera pensate di intervenire? Tecnicamente, cioè se tu dovessi spiegarmi che cosa andrai a fare sul veicolo, cosa fate? Qui si partirà da zero, quindi la vettura verrà dotata di un suo cablaggio con le sue relative centraline per andare a far funzionare questo motore termico che verrà messo. Ok, come cavalleria, secondo te che cavalleria potrà raggiungere? Se hai un'idea, è una stima. Ma l'idea è una cavalleria, non so se siamo su un 1000 di cilindrata, potremmo arrivare intorno ai 250-260 cavalli, però qui c'è sempre il rapporto peso-potenza che fa la sua. Ecco, io entro in ballo in newton-metri. Osvaldo è sempre molto tecnico. Assolutamente. Senti Fabri, una curiosità, no? Adesso sì. Io stiamo girando intorno alla macchina. Questa parte qua, questo bocchettone, sì. Possiamo chiamarlo snorkel. Questo snorkel, ecco, chiamalo tu tecnicamente col, sì. Nome, col nome giusto. Che funzione ha su questa macchina qua? Due funzioni: innanzitutto convogliare l'aria e iniettarla con un effetto Venturi, con una pressione superiore al corpo di aspirazione nella vettura con motore a scoppio. Il motore elettrico invece avrà un ripiano di centraline più o meno a questa altezza e si usufruirà sempre dello stesso snorkel per raffreddare le centraline. Non solo, anche la funzione di coprire il roll bar, perché sporge dalla carrozzeria e quindi lo ricopre esteticamente. Il motore, se non erro, dovrebbe essere posizionato a questa altezza qua, giusto? Ce l'abbiamo? Sì, si intravede, se non erro, nella parte sì. Dietro. Sono due motori. Non so se da casa si vede chiaramente, però insomma il motore è all'interno. Sì, qua, si intravedono, sono due motori in linea, uno per ruota, e sono al momento sono gestiti a coppia elettronicamente. Quindi le prese d'aria che richiamano qua anche sui laterali, questo sì. Qua che abbiamo
da questa parte qua servono sempre per il raffreddamento, il motore, no? Correggimi se sì. Sbaglio. L'aria viene convogliata dalla parte anteriore del paraurti, sì. E viene divisa in due parti. La parte esterna fa lo scarico dell'aria, della pressione della ruota, l'altra metà passa all'interno per il risciacquo, questo è il termine tecnico, sciacquo del motore. Nella versione termica qui saranno presenti dei radiatori, okay. Quindi a motore fermo pescherà l'aria fresca dall'alto, invece con la macchina in movimento l'aria viene convogliata verso di esso. Faccio ancora una domanda, Osvaldo, poi ti chiederò un'altra cosa, se ci apri poi gentilmente la capote, l'interno. Osvaldo, vieni, ti chiedo intanto di seguirmi. Ascolta, come macchina, come linea, in pista, tu guidi in pista, quindi hai un'esperienza da pista e puoi spiegarci. Le traiettorie, la guida, una macchina di questo tipo, bassa così, con un cerchio che adesso non so da quanti pollici, 13 pollici. Da 13 pollici, come si potrebbe comportare? Ma guarda, io la prima cosa che mi ha colpito di questa vettura è proprio l'aerodinamica, ma un'aerodinamica che secondo me ha da dire la sua. È una macchina di un passo decisamente corto, ma un'aerodinamica che la tiene schiacciata al suolo, secondo me se ne farà vedere delle belle. Quindi ci farà divertire? Secondo me sì. Quanta durata ha? Adesso io vedo che ha un cablaggio attaccato, sì. Quando va in carica, quindi essendo un'elettrica, che durata può avere una macchina di questo tipo? Con questo allestimento siamo intorno ai 70 km okay. Di autonomia, dove in pista sono già abbastanza, anche per fare una gara in salita, dove i chilometri sono all'incirca 7. Quindi con una carica si può pensare di fare prove e gara completa. Una carica completa, quanto ci mette per caricare completamente questa macchina? Dipende dal voltaggio, diciamo che è collegato a una normale, tradizionale presa 220 una giornata. Quindi ragazzi, se volete la potete caricare nel comodino a fianco, dove mettete il telefonino, alla stessa identica maniera. No, scherzo, dai, ogni tanto. Senti, ce la fai vedere all'interno, ci fai vedere sì. Il posto guida? Vieni Osvaldo, andiamo a vedere anche noi di cosa si tratta qua all'interno. Andiamo a fare piano perché è delicato ma è compatto. Sì, perché... Sembra delicato ma... Ok. Senti, te la faccio a te questa domanda, tanto tu che sei abituato alla pista. Questa aerodinamica qua della sì. Copertura serve per... cioè compatta in velocità e quindi fino là ci siamo. Esatto. Tagliato in questa maniera e deduco anche alleggerito, perché non è pesante. Alleggerito, ma l'impatto principale è quando la prendiamo l'aria frontalmente, essendo che è fatto spiovente, l'aria la tira da su. Quindi? Nella parte sottostante servirà a schiacciare la vettura al suolo. Da questa parte qua, esatto, stiamo parlando qua da qua sotto. Esatto. Okay. La parte sovrastante, quella del vetro, si servirà quella per andare l'impatto. Mentre la guida del pilota è standard, cioè è una guida standard per questi veicoli qua? No, il sedile è totalmente regolabile, giustamente bisogna vedere anche chi sarà il pilota di questa macchina, quindi il sedile verrà fatto in base alle esigenze del pilota. Va bene, io vedo che la macchina è anche completa di queste meravigliose cinture di sicurezza da pista. Sempre da sicurezza, la prima. Sentite, allora ti chiedo questa qua, l'ultima, e poi vi lascio andare perché ve ne ho chieste veramente tante. Mi spiegate il motivo per il quale le cinture di sicurezza sono messe in questa maniera qua nelle macchine da pista? Perché non sembra, no, magari uno guarda da casa e certo. Si chiede e non lo sa tecnicamente a cosa comporta avere le cinture di... Le cinture si distinguono sulle macchine da corsa perché hanno più punti di ancoraggio. Quindi... Ti faccio un'altra domanda, cambiano da macchina in macchina? Sì, cambiano da macchina in macchina e anche dal tipo di gara che uno vuole affrontare, perché ogni gara da affrontare ha un suo regolamento e ha le sue sicurezze. Perfetto, io direi che siete stati soddisfacenti, vi ringrazio per averci dato la possibilità di farci conoscere, com'è che si chiama? SpiceX. Hai anche due microfoni adesso, ci vediamo alla prossima e salutiamo gli amici da casa. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao.
Rieccoci nuovamente insieme ancora una volta con Full Optional, dite la vostra. Guidare questa trasmissione, come anche questa puntata, la passione per il mondo dei motori, ma anche la creatività. Quest'oggi parleremo di customizzazioni, di personalizzazioni, ridare anima ad una materia che l'anima l'ha perduta un po', no? E quindi ciò che è stato tolto alla materia viene restituito grazie alle competenze dei miei due ospiti. Vado subito a presentarvi con grande piacere Mauro Giovanardi ed Andrea Giovanardi, che fanno parte di Project Garage, una realtà di vendita che esiste a Torino da tantissimi anni, ma che non si occupa soltanto di vendita di auto, ma soprattutto di customizzare, trasformare, smontare, creare, costruire, ridare vita a ciò che è stato tolto. Fascino, bellezza sicuramente, vero Mauro? Certo. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Sì, certo. Come nasce la vostra azienda? E con quale obiettivo nasce? Ma la passione delle automobili, l'abbiamo detto, sì. No? Cioè sicuramente il motore di tutto, che muove tutto, è la grande passione per i motori, per questo mondo, non solo per le automobili, certo. Perché però il tuo mondo iniziale è proprio quello delle auto, le auto americane, perché tutto parte da lì, da questa grande passione che tu avevi per le vetture americane. Esatto, ed è stato un po' un gioco, se vogliamo, piano piano da un gioco è diventato un lavoro sempre più, tra virgolette, impegnativo, sempre più con risultati soddisfacenti. Sì, come si è visto in diverse occasioni, comunque clienti che ti chiedono dei particolari di macchine e portarli fino al termine, cosa non molto facile, però ci siamo sempre riusciti e questo è... ha dato via la mia passione interna, via quello di fare e fare cose diverse, cioè customizzare, creare un qualcosa, per un vestito per una persona, vuole una su macchina, misura, sì, certo. Quindi si tratta di come fa il sarto, no? Che a seconda di quello che richiede il cliente va a confezionare proprio l'abito su misura, tu vai a creare la vettura su misura per il cliente, la vettura o la moto comunque, no? Perché non solo di auto si tratta, la vettura o la moto su misura non proprio come vuole il cliente, perché il cliente quando arriva da te ha un po' le idee confuse, o meglio, dice io voglio qualcosa di particolare, poi è Mauro e anche Andrea che grazie alla sua competenza, alla sua professionalità, riesce a trasformare, no? Quindi sì, è una cosa che a me viene abbastanza normale, il prendere questo progetto, perché questo cliente ha già visto un'altra macchina e dice io voglio qualcosa di particolare, da un motore, da delle sospensioni, vuole un qualcosa di suo, che non esista sul mercato. E di lì si parte con due schizzi fatti su un pezzo di carta e la macchina poi nasce e non sarà quella che subito si è pensato di fare, perché nell'evolversi del progetto, del costruirla, cambia man mano che la macchina nasce, e alla fine abbiamo sempre avuto degli ottimi risultati, i clienti molto contenti di queste macchine un po' bizzarre, se vogliamo. Però vetture macchine... un po' bizzarre, beh, secondo me sono vetture molto particolari, io non le trovo per niente bizzarre, no? Ho conosciuto Project Garage ad un evento molto importante che è appena trascorso a Rivoli, alla Maison, sì, Musique, organizzato da Custom Food e da Metal Bike, sul primo Soul Fest, diciamo il festival dedicato all'anima, no? All'anima che anche questi prodotti hanno, perché poi in fondo era questo diciamo l'obiettivo di quella manifestazione, far capire che anche questi oggetti che sembrano inanimati in realtà un'anima ce l'hanno. E tu hai portato in occasione di questo evento una vettura molto particolare, ne vogliamo parlare? Sì, io ho portato un Range Rover Classic, di cui l'ho portato non finito ma in fase di lavorazione, perché lo scopo era dimostrare al pubblico come si trasforma, no? Un per motore far vedere. E quindi sì, infatti, esatto. In parallelo, voglio dire, di lato c'era anche proprio il motore vivo, ecco, no? Sì, il motore non era del Range Rover, io ho portato anche un motore, perché molta gente il motore in moto l'ha visto in un cofano di una macchina, vederlo fuori dalla macchina e che il motore vada in moto è stata una cosa, come si dice, particolare, e ne abbiamo avuto un riscontro, la gente è stata molto entusiasta di vedere un motore modificato con le turbine,
è in moto, cioè un motore che in mezzo alla piazza l'abbiamo messo in moto. E che tra l'altro emetteva un suo particolare rumore ogni ora, se ben ricordo, sì, no? Ogni ora di quella giornata avevamo appunto il rumore di questo motore che sicuramente richiamava l'attenzione di tutti. Invece, andando sul range, no? La peculiarità di questo mezzo in trasformazione, adesso beh, è quasi finito comunque. Sì, siamo quasi alla fine. Ecco. È stato un grande lavoro anche lì, dalle sospensioni, dagli interni, dal motore che non è più il suo, è un motore di una Corvette, un LS1. Quindi si prende il motore di un'altra vettura e si mette su un altro, cioè si riesce a fare questo? Bisogna riuscire a capire prima ancora di mettere il motore dentro la macchina che quel motore potrà andare, perché se no facciamo dei grandi pasticci. Certo, e questo forse è solo il tempo, l'abilità della persona che vede un motore e dice sì, io lo riesco a mettere, funzionerà, perciò adattare il cambio al motore, le frizioni, i supporti, è tutto un lavoro. È per quello che io ho voluto portare questa macchina nuda e cruda, per far vedere proprio che lavoro c'è dietro una customizzazione, cioè non è solo un lavoro così apparente, è un lavoro veramente di ore e ore. I parafanghi tutti fatti in alluminio sono più o meno 80 ore di lavoro solo per costruire i parafanghi. E invece questo mezzo che stiamo vedendo in questo momento, che ha tante peculiarità perché riesce a fare delle cose che insomma pochi mezzi in giro riescono a fare, no? Pochi e nessuno. Pochi e nessuno. Che cosa fa e che cos'è? Questo è un Wrangler, un YJ, che di YJ ha solo uno scappellaio. Esatto. I ponti sono di un Unimog, il motore di una Corvette 6000. Le sospensioni fatte costruire da una ditta italiana che costruisce sospensioni e tutto il resto è costruito a mano, dai duomi degli ammortizzatori che vediamo sopra il cofano e metà muso è del Jeep JK, la scocca è di un YJ, cioè noi abbiamo preso tutte queste cose e le abbiamo assemblate e direi che il risultato non sta a me giudicarlo, ma certo, quel fosso è una profondità totale di quasi 2 metri, ecco, il muro davanti infatti è un muro verticale, questo accidenti. Vuol dire che non è solo mettere 4 pezzi insieme, no? E poi anche no, un bel risultato. Tu hai parlato di abito su misura, ma secondo me non è poi così, voglio dire, è un po' azzardato il paragone perché in realtà qui c'è tutto un lavoro che impegna anche le notti, se vogliamo, sì, vero Andrea? Impegna anche i figli, perché poi le passioni si tramandano di padre in figlio, in un certo senso si suggerisce questo lavoro, non lo so, si forza, ti ha costretto, no, ti ha... No, assolutamente, cioè... Non lo so, è una vita, io che vivo dentro l'officina ormai, e non lo so, è come se me lo sentissi dentro, in sostanza. Io ci ho vissuto e diciamo da poco che ci lavoro quotidianamente. Tu sei giovane, molto giovane, quanti anni hai? Ho 19, ho finito gli studi poco qualche fa, mese diciamo, fa. Sì, esatto. È iniziato però, è da tanto che sei con papà in officina. Sì, è una vita io che sono in officina. Comunque sì, ti dedichi, no, anche a trasformare un tubo di scarico. Quanto tempo per trasformare un tubo di scarico? Mi parlavi di una vettura. Ah, io in una vettura ci ho messo settimane perché non veniva come lo volevo io. Sulla fine abbiamo fatto un tubo di scarico in alluminio e acciaio e su una Corvette che gira oltretutto per Torino. E un venerdì sera, prima di andare via, a 2 scarabocchi veloci è venuto perfetto, e direi che sì, è stato un grande lavoro, ma prima di arrivare poi alla costruzione di per sé e capire come farlo, che materiale usare. Esatto, il materiale anche usare, no? Perché poi si tratta di prodotti esclusivi, abbiamo detto, di prodotti originali, unici, artigianali, fatti a mano veramente, no? Ma che dureranno sempre nel tempo. Ecco, andiamo a puntualizzare questo aspetto. Cioè, una vettura costruita in un certo modo, con determinati materiali e con le tue manine, con le tue competenze, va ad acquisire valore poi nel tempo.
Assolutamente sì, sono degli oggetti unici, sono delle macchine, non ce n'è un'altra, io non ne farei un'altra uguale, non avrei la passione per farla, se non avrei la passione non sarebbe un divertimento, perché il fondo per me è divertirmi lavorando e ci sono riuscito in tutti questi anni, ci sono sempre riuscito, perciò dico è una macchina particolare e il suo valore aumenterà negli anni, non potrà mai diminuire se fatta bene, se è una macchina un po' particolare, come vediamo queste Corvette disastrate, quando sono finite ritornano allo splendore, una macchina così aumenterà sempre il suo prezzo, non diminuirà mai, è un po' un oggetto particolare, no? Qual è la tua clientela tipo? Cioè, sicuramente clientela sarà una clientela eterogenea, medio-alta, no? Perché va a cercare un prodotto unico, quindi fatto a mano, artigianale, fatto in un certo modo, esclusivo, sì, abbiamo un certo valore anche, diciamolo, no? Certo, certo, abbiamo una clientela abbastanza ampia, se vogliamo, da chi vuole due tubi scarico particolari per un Harley, o chi vuole un range molto molto particolare. Sì, adesso dire i clienti, cioè chi sono, non ci sono bene. Anche collezionisti, ci sono collezionisti, gente che dice io non voglio una macchina normale perché non, e per andare al lavoro tutti i giorni ne voglio usare una particolare, oppure ne voglio una da sfoggiare, che ne so, la domenica, esatto, ecco, quindi vogliono una macchina che non ce l'abbia un altro, esatto, e dice la uso, voglio una macchina da usare, voglio la macchina con le gomme alte o voglio la macchina bassa, abbiamo dei clienti, o voglio il paraurti come questo Dodge, voglio un paraurti particolare, ma non c'è un disegno qua, lo creo io all'istante. Io lo creo, lo disegno, lo costruisco in compensato prima, rilevo le matematiche, si taglia, si salda. È una clientela molto particolare, non ti dice, io voglio un paraurti gravoso, ma non ti dice come lo vuole, questo sta poi un po' alla bravura che e alla tua creatività sia, anche, no? I tuoi suggerimenti, sì, comunque, sì, anche sul colore forse che va dato poi ad una vettura, mi raccontavi prima di una querella a proposito del sul colore, range. Sul range, perché il cliente sì, vuole un colore e Mauro dice no, secondo me quel colore lì non sta bene poi su una vettura trasformata in questa maniera. Sì, perché perderemo molto di cosa si è fatto, l'estetica. Anche se il cliente paga, e quindi se paga, voglio dire, no? Se io lo voglio nero, perché tu non me lo fai nero? Però a volte il pagare non è la soluzione, nel senso che tu mi puoi pagare benissimo, ma se stai facendo una cosa proprio che va contro, posso anche dire di no, non farla, perché non verrebbe cosa, nemmeno cosa vorrei io, non verrebbe una cosa omogenea, se vogliamo, bisogna anche aiutare un po', perché tanta gente arriva, ecco, questo ad esempio è come si costruisce un paraurti, bisogna dare una mano a questa clientela che dice io ho visto un paraurti così, no, ma io così non te lo faccio più, lo faccio diverso, te lo faccio vedere prima, questo è quando lo sto assemblando e poi è finito, però il disegno, queste curve, queste pieghe, sono io che le faccio, la scritta Dodge, le prese d'aria, devi sì, dare una mano al cliente a dire sì, guarda che arriviamo fino lì, ma se facciamo così così diamo un tocco a questo paraurti, che può essere un paraurti o una Corvette particolare tutta rifatta, bisogna aiutarli a esprimersi un po' cosa vogliono, e io direi che sì, ci arrivo abbastanza, tutti mi hanno sempre dato manforte, nel senso anche come questa Corvette, bella, con le Moda Nature, bellissima. Le frecce sono tutte fatte a mano, sono dei LED, l'alluminio è stato tagliato a mano, modellato a mano, l'Hexan lavorato a mano, messo dentro i LED, e a frecce e posizione fatte con quelle Moda Nature che non esistono, è una particolarità, lasciamo perdere il motore che ha sotto, che è un motore da 400 cavalli, ma non è i 400 cavalli, è prendere un motore di una macchina del 2002 e metterla su una macchina del 78. Del 78, ecco, cioè questo è, che, voglio dire, non è cosa da poco, e sicuramente Andrea aiuta, è prezioso come sì, collaborazione all'interno dell'azienda, ma qual è la vettura più bizzarra che tu hai visto in questi anni? Che ne so, la vettura di Batman, vi è capitato di fare anche di queste cose, ecco, di vedere... La macchina, clienti, possiamo dire, che è entrata in officina, che mi ha colpito di più, è stata una Countach, un Lamborghini, dove sono stati ricostruiti tutto il castello motore,
dove è stata ripresa, diciamo, come fondi, come carrozzeria proprio, e quella mi ha veramente colpito, anche non solo perché è un pezzo del nostro paese, della nostra storia, ma anche solo a partire dal nome Kunta, cioè, è stato veramente bello comunque prendere parte a cos'è questo progetto, a vederlo svolgersi e la conclusione soprattutto. E questa è l'auto, diciamo, del tuo passato, del tuo ricordo passato. Esatto, e invece esatto. L'auto del tuo futuro? Qual è l'auto che nel tuo immaginario che ti piacerebbe vedere o addirittura costruire, che ne so, progettare? La stai costruendo. Fortunatamente riusciamo a ritagliarci del tempo. Sì, oltre che nonostante il lavoro notturno, esatto, dietro i tubi di scarico all'elicottero, come poi andremo a dire. Certo. Ho la fortuna di aver potuto, diciamo, prendere tra virgolette una macchina che è uno Chevrolet, un Tahoe del 2001, e avere carta bianca, logicamente avvalendosi di tempo. C'è una commessa tutto. Dietro questo lavoro, è una cosa tua? No, è un mio sogno. Ah, questo quindi, è un tuo progetto, esatto. Diciamo, personale, che stai esatto. portando avanti. Sì, che grazie a mio padre che mi lascia del tempo e mi dedica del tempo. Ti insegna il lavoro, esatto. Anche, ti insegna il mestiere, che è una grande cosa, no? Onore al merito, comunque, esatto, di sì. tramandare un mestiere. Sì, durante, diciamo, oltre a tramandarmelo, e io posso apprezzare costruendo, diciamo, il mio sogno, la mia macchina dei sogni, che purtroppo, cioè, non tutti hanno questa possibilità, cioè mi ritengo molto fortunato anche da questo lato qua. E quindi mi parlavi di questa vettura, sì. Ti ho interrotto, ti chiedo scusa, allora. Questa vettura si trova in officina e, diciamo, le modifiche che dovremmo poi apportare a questa vettura sono il motore, cambiare il motore, mettere il motore di un LS2 di una Corvette, la C6, e inoltre andremo a costruire i bracci per montare delle sospensioni, dei coilover, si chiamano, per avere molta più escursione in fuoristrada e, diciamo, per uso gravoso. Una sì. macchina da deserto, via, il suo ecco, sogno, diciamo, è questa macchina da macchina deserto. Macchina per andare nel deserto, per andare sì. via dall'Italia, quindi, completamente. Per col poter... pensiero, diciamo, col pensiero. Col pensiero, poi dovrai comunque metterti a bordo, ecco, non è beh, soltanto certo. bella da vedere e basta, non è soltanto un bel vestito. No, deve essere funzionante. Deve essere funzionante, infatti. Dove vai a recuperare questi mezzi? Com'è il mercato? Perché sicuramente il prodotto è grezzo, o ti arriva perché te lo porta il cliente, però secondo me normalmente lo fai anche questi tu, mezzi no? li acquisto di notte su internet. Certo, l'ho detto io che lavoravo non di notte. Non mi fermo mai. Sì, normalmente su eBay, adesso siamo alla ricerca ad esempio di una Chevrolet del 1932, un quattro porte. Beh, la passione è sempre quella antica comunque, da parte e questa tua. Sarà una macchina molto particolare, c'è già un motore big block, sarà una macchina sì con cuoio. La macchina sarà arrugginita fuori, non sarà verniciata, sarà dato un trasparente. Il sogno, mio figlio ha il sogno di questo mezzo da deserto, io ho il sogno della Rat Road. È una macchina proprio, deve essere grezza, molto grezza, e la stiamo cercando però di notte su internet finché le troviamo, e poi di lì c'è la storia di portarla in Italia. Che non è tanto semplice, no? No, è più difficile poi l'immatricolazione, però anche lì pian pianino stiamo limando tutti gli spigoli, anche un po' con queste motorizzazioni, per darci un po' una mano. Quando non si riesce in Italia si va in Germania, è tutto molto più semplice. Ho capito, allora sono queste le strade per procedere. Questo che stiamo vedendo in questo momento, che motore è? È un motore di un Ford, un Windsor, non Cleveland, era un motore aspirato di cui noi abbiamo trasformato, montato le turbine, costruito tutti quei collettori che sembrano dei serpenti, che si poteva fare del tutto in un tubo unico. Però la bellezza di vederlo non è solo il tubo, è anche la bellezza di vedere poi un lavoro finito, e questo abbiamo corso io e mio figlio per 2 settimane per portarlo a questo evento, perché ci hanno invitato, però hanno detto: quando venite giù con questo motore, il motore dovrà partire ogni ora, allora devi costruire il tutto, e noi di corsa, perché c'era già dei lavori da fare, comunque ci siamo riusciti giorno e notte, e siamo arrivati il sabato sera alle 9, l'abbiamo messo in moto, funzionava al primo colpo, e poi è stato un successone. Sì, questo com'era grezzo, certo. Ma questo era solo una settimana prima della partenza, via. E funziona sempre tutto, sì. Al primo colpo, perché quasi sai, tu comunque sempre, sì.
Vai un po' a rischio, diciamo. Io assemblo, provo, metto, è vero, c'è la matematica, c'è la fisica, però comunque... La uso poco la matematica, sì. Uso più la testa, nel senso che mi viene abbastanza naturale. Se io dico passa quel collettore, deve essere fatto così, uso lo spessore, lo saldo, è difficile che sbaglio. C'è predisposizione, perché anche io uso la testa, però non riuscirei mai a fare le cose che fai tu, quindi secondo me c'è anche una predisposizione. Tutto parte dalle merendine, tra l'altro, diciamolo, perché in realtà allora, una merendina che cosa può fare poi nella vita? Raccontiamo. Il problema è stato che a un certo punto andavo alle elementari, sì. E uscita questa bicicletta, si chiamava la Tintinager. Parliamo degli anni 1900? Calcoliamo 75, 70. Io avevo 11 anni. Quindi più o meno, adesso non 76, 77, quegli anni lì, gli anni, esatto. 70. E questa bicicletta in giro, beh, non si trovava, non avremmo, la mia famiglia non me l'avrebbe mai comprata, questo era indiscutibile, ma non si trovava nemmeno. Però si poteva vincere con le Fiesta, queste, sì, merendine. Che ci sono ancora adesso. Io ho cominciato a comprare queste merendine tutti i giorni. E questa bicicletta non la vincevi mai. E allora dopo un po' mi sono stufato, ho preso una bici di mia mamma, una bici da donna, ho tagliato le forcelle davanti, ho infilato dei tubi dentro, ho alzato questa, l'ho fatta chopper. E poi gli altri avevano questo manubrio tipo Easy Rider e io non ce l'avevo, allora ho messo un volante di una macchina, perché sotto di me c'era una carrozzeria. E quello è stato un po' la prima, ero già un customista e non lo sapevo. Questo poi i vigili me l'hanno sequestrata. Poi dopo di quello, sui 14 anni, è nato questo, mio papà ferma una 500 di quelle vecchie, e lì in 448 ho costruito un Go-Kart, 14 anni, sì, con motore cambio della 500, tutto un po' sbilenco, ma l'ho costruito, funzionava. E poi me l'ha poi tagliato mio padre, perché dice vai sulla strada, guai, e io ero un po' ribelle. E poi ai 20 anni il primo gatto, abbiamo fatto un gatto delle nevi. Hai vinto dei premi negli anni, no, riconoscimenti, partecipato a concorsi, ricevuto menzioni speciali, perché comunque di cose particolari ne hai prodotte? Ma io direi che le cose più, quelle che mi hanno gratificato più di tutte, è il cliente quando arriva e ti dà la mano ed è contento del lavoro che hai fatto, o ti manda dei messaggi sul telefono, tu gli mandi una foto perché lui magari è a Calvì e dici guarda che ho fatto questi lavori, ah, fantastico, bellissimo, cioè, per me è quello. Ho fatto un Land Rover totale di un mio cliente e hanno fatto un record 2 settimane fa, proprio quando c'era Maison Musique, hanno fatto un record, non so se erano 250 Land Rover, e hanno fatto lo stemma del Land Rover, poi hanno fatto le foto dall'alto e lui è andato con questo Land Rover. E tutti che gli guardavano questa macchina, che è un restauro, non è una customizzazione, ma un restauro, ma fatto bene. Certo, come può come essere per questa Willy? Questa Willy qua, sì. In quella Willy lì non c'è una vite, non c'è un bullone, non c'è una scritta che io non abbia fatto, che non abbia restaurato, pulito io e mio figlio. Certamente. Pulito, restaurato, verniciato, tutto da A alla Z. Ed è un bel progetto anche questo, insieme a tutto. E il bello di tutte queste cose qua è il cliente, la soddisfazione più grande è la contentezza del cliente quando ritira un mezzo e quando dopo anche anni dice sono andato con la Corvette a Monte Carlo, facevano le foto alla mia Corvette e non al Ferrari. Bello, per certo. Me è una grande soddisfazione, certo. No? Ma questi sono tanti progetti e lui è anche un po' modesto secondo me. In realtà c'è un progetto al quale stanno lavorando entrambi da tempo che fa gola a molti, perché è un progetto molto originale, molto innovativo. Forse siete gli unici al mondo ad aver progettato un elicottero che funziona, che ha un motore particolare, questo velivolo, vogliamo parlare di questo elicottero, perché l'altra passione di Mauro del volo. È anche il volo, ovviamente, no? Non solo quelle delle quattro ruote, no, non solo le quattro ruote. Anche tutto quello che vola, adesso ho preso il brevetto 2 anni fa e poi stavo volando su un elicottero, questo elicottero ha avuto un crash. E di lì ho preso questa macchina per ricostruirla, poi ci sono stati dei problemi e allora l'ho proprio ricostruita tutta, da A alla Z. E poi mentre andavo avanti, mentre mi informavo, perché è una macchina molto complessa, ci sono queste turbine che sono turbine vecchissime del 1960-61, perciò quasi la mia età, vengono un po' riadattate e montate su questi elicotteri nuovi. Allora dico, ma perché non fare una turbina nuova? Non esiste una turbina che abbia un costo abbordabile
e che sia una turbina affidabile, si può fare, noi a Torino abbiamo il polo della meccanica. E così sono partito, prima era solo un restaurare questo elicottero per volare. Per volare per tuo, poi invece per divertimento. Potevi trasformarlo e renderlo anche, cioè, e trovare sì. un'utilità comunque, esatto. Soprattutto se il motore va in avaria, no? Assolutamente, questo è stato il passo successivo. Io non l'ho inventato io, nel senso che in Norvegia da queste parti fanno già un riscaldamento con l'acqua ossigenata e questi catalizzatori, che poi sono un catalizzatore della macchina anche, hanno fatto le cinture razzo con questi motori. La macchina che ha fatto la velocità sul quarto di miglio, la più veloce, ha un motore acqua ossigenata. Però questo è il primo elicottero ad acqua ossigenata, con motore ad acqua ossigenata. È una riserva, nel senso sì, è una riserva, perché quando il motore va in avaria mi consente questo motore di arrivare poi a... Di portare l'elicottero a terra, perché noi abbiamo un problema, il peso. E io con 7 litri di liquido di antigelo sì. ho circa 6 minuti di autonomia. Un rotore che sta già girando a 530 giri, io devo solo aiutarlo a continuare a girare. Questo non andiamo nei dettagli, sennò poi me lo rubano. Certo, non puoi rivelare, anche perché il brevetto... C'è una paternità io ho fatto su questa cosa, che non è proprio un brevetto, ma il sistema viene una paternità di cosa io ho messo in funzione. E comunque questa è una bella cosa, perché è un elicottero dove ti permette... Di salvarti la vita in sei minuti, giusto, in determinate condizioni. Ecco. 6 minuti portare a terra un elicottero, sono tanti 6 minuti, dove normalmente un'autorotazione vieni giù a 1500-1200 piedi al minuto, perciò devi essere veloce, avere il posto dove metterlo, le piante, il tutto, l'affanno che la macchina è andata in avaria. Invece con quello, schiacciando un bottone sulla cloche, in pochi millisecondi noi abbiamo 6 minuti di autonomia, abbiamo dei LED che partono da verde, incominciano a diventare se gialli, rossi, ti devi fermare. Però è una cosa molto valida che sto portando avanti. E che ha fatto gola? Ha fatto gola, sì, sono perché venuti... Perché te la volevano acquistare, no? Sì, sono venuti praticamente... Beh, chi ormai compra tutto nel nostro paese, questa delegazione di cinesi, che loro avrebbero comprato questo brevetto, avrebbero comprato le macchine finite. Però io ho detto, ma Andrea ha detto no. Andrea ha detto no, perché ci sono io che naturalmente voglio portare a termine. Non io... abbiamo dormito per una settimana. Immagino, perché però il presumo soldo... vi abbiano offerto tanto, non voglio entrare molti, nei particolari. Molti. Ecco. Però io penso che i soldi hanno un limite, nel senso che io voglio portare avanti quel progetto perché a me piace il progetto. Poi se verranno i soldi ben vengano, ma non l'ho fatto con lo scopo di guadagnare dei soldi, non mi interessa, perché io l'ho fatto perché a me piace volare. E certo. Questo mi ha portato a sviluppare di più, come forse nella mia meccanica. Io non sono partito con l'idea customizzo un mezzo e guadagno Y, no, il guadagno è l'ultima delle mie ambizioni, e finire un mezzo e andare su strada, quello era il mio obiettivo, era il mio scopo, e ci sono sempre riuscito molto bene. Poi i guadagni di per sé arriveranno, ma il mio obiettivo non era quello, e tant'è che non ho accettato queste offerte. Quindi non... ci farai volare tra poco? Io penso in proprio di sì. In 6 minuti dove arriviamo? In 6 minuti da qua? No, ma se la turbina funziona abbiamo 2 ore di autonomia, giusto, i 190 all'ora di strada. Autonomia, 190 all'ora, beh, possiamo... No, andiamo al mare, sì, tranquillamente, sì. In elicottero, un biposti, quindi posso tranquillamente... È una macchina, secondo me, una macchina simile a quella che ho io. Simone Moro, l'alpinista, ha fatto il record d'altezza un anno fa, forse nemmeno, di 6.700 metri, al record del mondo di altezza, con una turbina comunque vecchia. La mia sarà una nuova turbina con un sistema nuovo, l'ho modificata, proprio questo motore a reazione ha delle modifiche, diciamo, molto all'avanguardia, perché dal 1960 che è nata a oggi abbiamo materiali, abbiamo sistemi di lavorazione diversi, certo. Abbiamo molte cose che ci aiuteranno a sviluppare questa turbina. E qual è il contributo di Andrea su questo progetto? Il mio contributo per ora è manuale, nel senso... Gli do una mano, partecipo alle sue idee, ai suoi pensieri. Beh, comunque. La scuola dell'aeronautica hai fatto. Sì, io in teoria adesso dovrei essere perito aeronautico. Ok, vedi che comunque, voglio dire, gira e rigira, no? Cioè qui si va sempre a seminare nel posto giusto. Lo studio, diciamo, è per quello. Io ho studiato per l'elicottero
il mio pensiero la sera, anche se non ci lavoro, era per l'elicottero, e spero diventi anche il mio futuro, non che l'officina non mi piaccia, perché sono due realtà veramente belle comunque, però l'elicottero mi ci vedo un po' di più, nel senso, perché l'elicottero che stiamo facendo noi lo creiamo tutto noi, è un po' più tecnico, è nostro, sì, è una cosa diciamo personale, e come ha detto anche lui, io non vado a guardare il guadagno, piuttosto che il tempo, anche solo dire esco con gli amici, piuttosto che vado da un'altra parte, no, io devo ritagliare del tempo per l'elicottero comunque. Ho capito perché, il mio sogno. Certo, ho capito, il papà aiuta a realizzare i tuoi propri sogni, i tuoi sogni, e sicuramente è per questo motivo che i cinesi sono tornati indietro, ha fatto bene, lo dico io, ha fatto bene. Beh, io ti auguro un futuro smagliante, fatto grazie di tante belle innovazioni, di tanti altri prodotti, sicuramente Project Garage regalerà tante belle emozioni a tanti e a molti che conoscono già questa realtà e che magari la conosceranno presto. È stato un piacere avervi qui a Full Optional e vi auguro di continuare a fare bene il vostro lavoro come lo state facendo, perché regalate tante emozioni grazie alle vostre competenze, ridate fascino e bellezza a una materia che il tempo l'ha tolto, insomma, il fascino, certo, e la bellezza, no? E quindi non è cosa semplice. Beh, a Full Optional si vede anche questo, e io spero di avervi fatto piacere con queste belle immagini, sì, e queste belle chiacchierate. Insomma, vi do appuntamento come di consueto con la prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.